What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori su questa incredibile avventura. Anche la volta scorsa abbiamo vissuto un momento veramente emozionante. Perché ragazzi? Perché Kratos è tornato a casa per poter recuperare le proprie lame del caos, le sue armi storiche, le definirei. Ed è stato un momento davvero molto intenso ragazzi, soprattutto per già chi conosce Kratos e la sua storia ovviamente. Così facendo Kratos ha potuto dirigersi a Helheim, il mondo dei morti, per poter andare ad affrontare il guardiano del ponte e poter recuperare il suo cuore. Alla fine è quello ragazzi che abbiamo fatto, ci siamo riusciti, per cui adesso non ci resterà che portare quel cuore da Freya per vedere se in qualche modo quindi alla fine riuscirà a far guarire Atreus. La volta scorsa ragazzi quindi ci eravamo salutati qui, dobbiamo adesso uscire da Helheim. Abbiamo preso anche questo nuovo potere, se lo vogliamo chiamare così. Riusciamo a recuperare i venti di Hel e possiamo appunto utilizzarli a nostro vantaggio, quindi pure questa cosa è assolutamente meravigliosa. Qua il Leviatano è inutile, quindi direi di usare... Wow! Usare le lame del caos comunque a nostro vantaggio. Abbiamo scaraventato via ragazzi gli incubi come se nulla fosse, è stato veramente bellissimo. Quindi nuovo consiglio nel bestiario per quanto riguarda predoni di Hel, bla bla bla, lasciare mio padre non molto efficace perché appunto ragazzi questi nemici attingono il loro potere dal gelo. Quindi recuperiamo di nuovo i venti di Hel, dobbiamo usarli qui per poter procedere. Nuova voce nel bestiario, incubo del ghiaccio, quindi sono nuovi incubi, sfruttano lo stesso potere del gelo usato dagli Hellwalker, perfetto. Quindi continuiamo ad andare avanti ragazzi, non so se mi serviranno, oddio. Buongiorno anche a voi, ben rivisti. Quanti siete, accidentaccio? C'è qualcun altro? No, sembrerebbe di no. E qualcuno di voi ragazzi mi ha dato anche un prezioso consiglio per quanto riguarda i tizi con gli scudi, quindi vedrò di tenerlo a mente per poterlo utilizzare le prossime volte ragazzi. Non riesco a togliermi le tue parole dalla testa. Quali? Zeus era tuo padre. Ah, okay. Non ora. Pensiamo ad andarcene da Ella. Su questo non ho da ridire. Mi limiterò a riflettere su questa perla in silenzio. Ok, Mimir aveva già capito che Kratos fosse di origine greca, però evidentemente non si aspettava questa cosa qua. E qua c'è un forzierino. Io lo apro subito e recupero un po' di argento, perfetto. Ma possiamo uscire adesso? Ah no, mi servono i venti di Hel. Però se apro uno non apro l'altro. Come devo fare? Ah, c'è qua. Ci sono qua gli altri venti. Perfetto, adesso sì, posso aprire. Finally. Ci permettete di andarcene adesso? Possiamo uscire? Che succede? Sta per succedere qualcosa. Lo sento. Non so cos'è ma non mi piace questa atmosfera per niente. E lei chi è? Oh, così, come se nulla fosse. Va benissimo. No, non va bene, per niente. Per niente proprio. Ah! Cavolacci. Mamma mia, che cattiveria. Tanto ti farò un male lo stesso. Non credere. Ai. Mi sta facendo tanto male anche lui, non c'è che dire. Questo non si para. Oddio, ancora più violento. La violenza, signori. La tua fine vicina. Yes. No, il bello è che non ha fatto, cioè, una mossetta né niente fin quando non mi sono messa a guardarlo.
Nuova voce, viandante di Hell. Non pensavo che i viandanti potessero essere peggio di così. Sembra che questo non si fermi neanche davanti alla morte. Anzi, è persino più aggressivo degli altri viandanti. Anche loro possono diventare Hellwalker, sembrerebbe proprio di sì. Che prendiamo di bello? Impugnature da guerra mortali. Oh, è un pomo per le lame in pratica. Probabilità bassa di attivare un vantaggio che conferisce un dono della forza quando si uccide un nemico. Cioè sarebbe a dire? Ah, questo pomo, ragazzi, mi aumenta di 6 il runico, di 2 la forza e di 10 la fortuna. Quindi evidentemente ci dà un pochettino appunto di probabilità di avere un bonus di forza, una roba del genere. Visto che ci siamo, ragazzi, direi assolutamente di equipaggiarlo. Perfetto, grazie viandante, grazie mille, anche perché non avevamo altri pomi, perlomeno fino ad adesso non ne avevamo trovati, quindi possiamo andarcene adesso? Qualcun altro ci si vuole parare davanti? Cioè, non lo so, ma tu guarda un po', per impalare gli incubi, sì, ma l'ho già fatto un attimo fa, tipo, è stato bellissimo, davvero bellissima questa cosa, guarda, quanto è bello proprio scagliarli via. Ne ho per tutti, ragazzi. Ne ho per tutti. C'è qualcun altro? Tu! Na. Oh, mamma mia, ragazzi. Con queste lame mi sento ancora più potente. Comunque, non vorrei dire, ma qua... Ancora, nuovo consiglio. Guarderanno in alto prima di scagliare proiettili di ghiaccio. Quindi dobbiamo levarci in mezzo, colpirli con l'ascia, mio padre, o le frecce, ovviamente. Qua potremmo usare i venti di Hell, solo che non ne vedo effettivamente qua in giro. Allora continuerò ad avanzare. Questo è poco ma sicuro. Si potrebbero mettere anche qui, ragazzi. Però non ne abbiamo. Non ne abbiamo a disposizione. Quindi continuerò ad andare avanti. Bada boom bam bam. Aia, tua sorella. Oh, momme, sta da rompere un po' troppo, eh. Ah, dono della forza. Ah, vedete, quindi praticamente mi potenzia un pochettino per un tempo limitato. Mi piace questa cosa, mi piace. Va bene, io vado, ragazzi, Come sempre è stato un immenso piacere fare questa visita, per quanto non fosse di cortesia, se devo essere sincera. Oddio, no! Non volevo che mi saltasse addosso. Sto schifo. Chi altro? Oh, ci sei tu. Ecco fatto. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Arrivederci. Un altro consiglio. Ammazza quanti consigli che mi è stata lasciata oggi. Ora attacchi dall'alto possono rallentarci. Se si alzano in aria, spostiamoci. Beh, certo, non dovrei di certo aspettare che mi sompino addosso. Che musiche, signori! Ehi! Niente, incubi! Ehi! Vai! Ok, non c'era nessun altro a cui scagliarle addosso. Sembrerebbe di no, va benissimo. Prenderò questo. Ho raccolto un po' di argent. Mi piace. Qua dentro che cosa abbiamo? Ok, una gemma vitale. Qua dentro non c'è una ma, un po' d'argento, proprio 5, proprio contati, va benissimo, ma tutto fa brodo, insomma. Va bene, ah. Gemma vitale. Perfetto, allora grazie per il vostro prezioso aiuto, io me ne vado. Finalmente, ragazzi, lasciamo questo regno di morte e di freddo. Ce l'hai fatta, ora torna subito da tuo figlio. Certo, Brock, certo. Ah, come ci tiene che torno subito da Atreus, eh? Certo, vado subito. Wow, non vedo l'ora di tornare indietro, ragazzi. Dobbiamo tornare a Midgard, quindi ovviamente... Meglio non tardare. Torniamo subito a Midgard con quel cuore. Certo. Mi stanno a mettere tutti a fretta. Lo so che non dobbiamo tardare, infatti stiamo andando. Quindi premiamo triangolo per tornare a Midgard, che è giustamente al centro dei regni. Tuo padre era Zeus. Tuo padre era Zeus. Ora capisco. Sto dondolando al fianco del maledetto fantasma di Sparta. Non usare quel nome. Non fraintendermi. Da quanto ho sentito, il Pantheon se l'è cercata, ma non sarà facile accettarlo. So che odi gli dèi, ma non riesci proprio a stare lontano da loro, vero?
Non devi dire nulla, ragazzo. Non deve sapere. Idiozie, fratello. Sono solo idiozie. Deve sapere. Solo la verità lo renderà libero e completo. Sì, va bene. Odi gli dèi. Tutti gli dèi, incluso te stesso. Ma tutto questo riguarda anche tuo figlio. Non capisci? Lui lo sente. Non può evitare di essere ciò che è. Non può, perché non gli hai ancora detto nulla. È tutto collegato, lo capisci? Tu non gli dirai nulla. Come vuoi. Ok. Kratos in alcun modo vuole che Atreus venga a sapere qual è la sua vera natura. Però probabilmente Mimir ha ragione, ragazzi. Cioè, comunque prima o poi lo dovrà sapere, no? Andiamo, va. Torniamo subito da Freya. Ehi, hai presente quella scorciatoia tra i regni? Beh, l'ho migliorata. O forse l'ho danneggiata. Quella ci serve. Lo so! Perciò ho preso un paio di folate di quei venti di El e l'ho modificata. Ora si può usare per andare e per tornare, sempre se non ho combinato guai. Andiamo da Freya. Grande idea, fratello. Ok, grazie Brock, quindi... Vabbè, adesso non dobbiamo ovviamente usare la scorciatoia, però in qualche modo l'ha migliorata, va benissimo. Non è di qua quindi che devo andare, devo davvero usare la scorciatoia? Ok, come non detto. C'è ancora qualcosa da sistemare, ma ce la farete. Certo. Dai, fratello. Sicuramente è ovvio che ce la faremo. Allora, ecco qua, vedete, passaggio mistico, perfetto. Questo ci porterà direttamente da Freya. Perfetto, ragazzi. Così uno evita troppe perdite di tempo. Beh, no? Voi signori sì che ci sapete fare. Niente, Kratos non vuole sentire niente. Vuole stare nel suo rigoroso silenzio e farsi gli affari suoi. Però Mimir, al contrario, è un gran chiacchierone. In ogni caso, l'ha chiamato, ragazzi, appunto col nome con cui Kratos era conosciuto, il fantasma di Sparta. Aspetta, dov'è? Ah, di qua, perfetto. Ci siamo, eccoci qua, non ragazzi. Non è perfetta, ma poco importa. C'è ancora qualcosa da sistemare. Sbrighiamoci. Ci siamo, ragazzi. Un bel respiro. Eccoci qua. Il cuore. Ce l'hai? Sì. Il dorso della mano. Sta ancora male. La febbre potrà calare, ma per guarire... Deve conoscere la verità, sapere chi è. Sì. Non è così semplice. Tiriamolo più su. Te l'ho detto che anch'io ho un figlio. Sì, ci aveva detto che era madre. Un secolo da quando l'ho visto l'ultima volta. Alla nascita le rune ne predirono la morte. Il neonato che stringevo era così piccolo, così indifeso. Decisi allora che avrei fatto qualsiasi cosa per proteggerlo. Qualsiasi sacrificio. Ma tutto ciò che feci, lo feci per me. Lasciai che le mie esigenze e le mie paure venissero prima dei suoi bisogni. Mi accorsi del suo risentimento solo troppo tardi. Non fare lo stesso sbaglio. Abbi fiducia in lui. So che la verità non è semplice, ma niente lo è quando di mezzo c'è un figlio. C'è un maleficio. C'è un maleficio sul ragazzo. Ah. Oh. Ehi! Non andare senza di me. Non lo farò.
Sto meglio ora. Sì, lo vedo. Sarai in grado di viaggiare. Per adesso. Non succederà più. Te lo prometto. Fai in modo che sia così. Ok. Freya, non lo dimenticherò. E certo, come si possono dimenticare certe cose? Tuo padre ha fatto il grosso del lavoro. Resta qui e riposa. Hai già fatto molto. La mia porta è sempre aperta per voi. Che gentile, ragazzi. Davvero. Senza di lei probabilmente... Quello è Vanheim, vero? Chissà. Oddio, oh, oh. Ci sei arrivato da solo, eh? Beh, la finestra sembra fatta di cristallo di Bifrost. E so che dall'altra parte del muro non è così. In più, beh, ti rende triste. Sei saggio per la tua età. Sì, quella è la proiezione di un mondo che ho abbandonato tempo fa. Ciò che ti è successo ad Alfheim. Non puoi lasciare Midgard, vero? Un dono di mio marito, il giorno in cui ci separammo. Perché Odino ti ha intrappolata? Perché è meschino. D'altronde, tutte le sue decisioni sono frutto delle sue paure. I Vanir costituivano la minaccia più grande per gli Aesir, fino al nostro matrimonio. Molti Vanir pensano che io li abbia traditi. Col mio sacrificio ho ottenuto solo l'odio dei miei simili. Oh. Intrappolata qui, non potrò mai sistemare le cose. Ok. Ma perché vivi sotto una tartaruga? È stato il mio primo amico qui a Midgard. Mi ha offerto un rifugio e in cambio io lo proteggo dalle creature malvagie della foresta. Cinghiale dorato, tartaruga gigante. Interessanti i tuoi amici. Beh, direi che possiamo andare allora. Noi dobbiamo tornare ancora alla stanza segreta di Tyr, no? Di regola. È stato molto bello pure sto momento, ragazzi. Dunque, prima che Modi ci interrompesse, stavamo iniziando a esplorare la camera di Tyr. Esatto. Sì, per trovare la runa nera. Mm-hmm. Ragazzo, da che parte andiamo? Oh, non lo so. Sì che lo sai. Ci serve una barca. Non so, credo ci serva una barca. D'accordo. Ok, quindi adesso dobbiamo tornare, ragazzi, a sta benedetta camera di Tyr, dove siamo stati interrotti e dove poi è successo tutto il patatrac, in effetti. Però Kratos alla fine non ha potuto spiegare nient'altro a Freya, le ha semplicemente detto che c'è un maleficio su Atreus e... io spero ovviamente che più avanti questa cosa verrà spiegata, sicuramente lo sarà. Però Kratos si rende conto che ovviamente suo figlio dovrà sapere prima o poi lui chi è e quindi cosa ha comportato questo in lui, no? In Atreus, dico. Non è mai facile appunto affrontare certe cose, certe verità, soprattutto se si tratta di figli, come ha detto Freya. Quindi andiamo... scendiamo, ragazzi, ci dirigiamo di nuovo verso la barca. Non risuccederà per ora, perché se c'è un maleficio su di lui, magari è probabile che questa cosa prima o poi ricapiterà, ragazzi. Chi lo sa, speriamo in bene. Dobbiamo prendere questa benedetta runa nera per poter quindi poi andare in questo benedetto regno dei giganti. Continuiamo a scendere, si scende, si scende, si scende, si scende, si scende. Ah, visto? La barca è arriva. Qualcuno ha chiamato il serpente. La barca è arriva. Dov'è la barca, scusa? Ah, è di qua, è di qua. Ah, quindi si è rispostata la marea. Qualcuno ha richiamato il serpente, è vero, perché qualcuno aveva suonato il corno, ragazzi, di nuovo. Quindi allora, spostiamo questo tronco. Sali, tiro io. Sei silenzioso. Non stai meglio? Sì, credo. So che mi hai sentito parlare con Freya. Tu credi di aver capito, ma non è così. Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio.
Mi credi debole perché non sono come te. Lo so che non sono come volevi. Ma dopo tutto questo credevo che le cose fossero cambiate. Tu non sai tutto, ragazzo. No. Ma almeno ora so la verità. La verità. La verità. Io sono un dio di una terra lontana da qui. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato dio e lo sei anche tu. Allora non hai niente da dire? Potrei diventare un animale? Se puoi diventare un animale. No. Non credo che tu possa farlo. Sono un dio. Mamma sapeva. Ed era una dea. No. Lei era mortale, ma conosceva la mia natura. Sono un dio. Perché aspettare tanto a dirmelo? Volevo risparmiartelo. Essere un dio può voler dire vivere tra angosce e tragedie. E questo è il maleficio. Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io non mi sento un dio. Non so quale sia la natura dei tuoi poteri, ma con il tempo lo capiremo. Ok. Non posso diventare un lupo. Puoi provare a sorprendermi. Ah, fermi un attimo, ragazzi, fermi un attimo, perché io non so che dire. Non so che cavolo dire, perché sinceramente non mi aspettavo che lo facesse adesso. Cioè, non mi aspettavo che glielo dicesse adesso, quindi mi ha colto proprio alla sprovvista di nuovo. Però, evidentemente, ragazzi, ha ritenuto saggio farlo il prima possibile, perché tanto ormai continuare a nasconderglielo sarebbe stato inutile, probabilmente. Quindi Atreus probabilmente adesso sì, spiegherà tante cose riguardo suo padre. Non so, appunto, essendo anche lui un dio di discendenza, diciamo così, ha dei poteri. Solo che, appunto, probabilmente si scopriranno soltanto col tempo. Mi stupisce il fatto che la prima domanda che ha fatto Atreus è stata: posso diventare un animale? Perché giusto quella domanda nello specifico? Anche se poi ha chiesto posso volare, posso essere invisibile. Cioè, ragazzi, adoro tutto. Wow. Veramente wow. Quindi adesso, finalmente, con questa nuova consapevolezza, non ci resta che tornare alla camera di Tyr. A te non è mai successo? Non come a te. Non mi sorprende. Ogni dio è unico. Quindi, forse non diventerò forte quanto mio padre, ma avrò abilità uniche? Le possiedi già, ragazzo. Hai uno straordinario talento per le lingue, considerata la tua età. Solo il tempo ci dirà di cosa sei capace. Tu l'hai sempre saputo. Ebbene sì, ragazzo, ma ho conosciuto fin troppi dei. M'è compreso, eh? Chi altro sa che sono un dio? Freya, sicuramente. Brock e Sindri? Non gli serve saperlo. Baldur. Lo sa. È per questo che ci dà la caccia. Ma lo conosci da prima? Ho visto Baldur la prima volta, il giorno del funerale di tua madre. È la verità. Ehi. Non dobbiamo tornare alla camera di Tyr, vero? Voglio dire, siamo dei. Possiamo fare ciò che vogliamo, giusto? Cosa vuoi fare in questo momento? Te lo mostro. Tornare alla camera di Tyr, ragazzo. È proprio lì che dobbiamo andare. Abbiamo un obiettivo comunque da raggiungere, questo è poco ma sicuro. Quindi adesso Atreus... Mimir,
C'era un altare di una gigantessa, con tanti libri e visioni. Ah, deve essere Groa, la custode del sapere. Era una potente strega che raccolse tutti i tomi sulla saggezza arcana che trovò nei regni, sperando di aumentare la propria preveggenza in modo da trovare il marito scomparso, Orvandil. Ma non scorse il marito nelle sue visioni. Infatti Groa, che vedeva più in là di ogni passato e futuro, assisté a Ragnarok, la fine e l'inizio di ogni cosa. Quando Odino venne a sapere della profezia finale, decise di derubarla del suo sapere e tenerselo per sé. Groa conosceva Odino perché si recava da lei per i suoi servigi e lo accolse nella biblioteca da amico. Ma non sapeva che il responsabile della scomparsa di suo marito era Odino, il quale aveva usato un sortilegio per nasconderne la morte per mano di Thor. Sorridendo, Odino la prese per la gola e con le sue stesse mani la privò della biblioteca e della vita. Sapevo che Odino era cattivo, ma è così... Spietato? Barbaro? Senza cuore? Odino è fatto così. In effetti dovremmo starcene qui seduti in silenzio per un po' a riflettere su quanto possa essere crudele. Allora... Rifletti ancora. Ha aggiunto questo agli appunti. Gigantesca strega e potente veggente morta per mano di Odino. Rubò il suo libro delle visioni. Groa, la custode del sapere, fu la prima ad avere una visione del Ragnarok. Si fidava di Odino. Pessima idea. Beh ragazzi, cioè, in qualsiasi racconto che ascoltiamo, Odino è un gran pezzo di pupù. Cioè, diciamolo, eh. E quindi, boh, cioè, lo incontreremo mai sto Odino? A sto punto spero. Proviamoci no. Ancora, senza interruzioni. Speriamo, incrociamo le dita, ragazzo. Vediamo un po' se stavolta possiamo ottenere questa benedetta runa senza che qualche figlio grasso di Thor ci interrompa. Di nuovo. Leggi. Inghiotto tutta la morte, della vita sono la fonte. Oh, mi piace. Chissà se l'ho scritta io. È quella la risposta? Dice Terra. Inghiotte la morte, crea nuova vita. Certo, sì, ha senso. Quindi è proprio quella la risposta. Vediamo un po'. Se ad Alfheim avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Non so se il senso sia proprio quello. Non hai fatto nulla di cui pentirti. Non ci hanno lasciato scelta. No, adesso capisco. Dovevamo sbrigare faccende da dei, ma loro ci hanno coinvolti nei loro piccoli problemi. Ehi, ma non gli dici niente? Sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Forse ti senti troppo sicuro di te ora. Dal tuo potere derivano grandi responsabilità. Puoi usarlo per te stesso o metterlo al servizio degli altri, come fece Tyr. La gente lo amava, eh? Già, un dio della guerra che si batté per la pace, famoso per il suo eroismo e la sua rettitudine. Usò il suo potere per porre fine alle guerre, mai per scatenarle. Allora esistono dei buoni. Sono molto rari, ma esistono, sì. Sono molto rari, quindi cioè, quasi tutti gli dei sono stronzi, in pratica. Non conosco i posti di cui si parla. A Tyr piaceva viaggiare. Tyr credeva che il sapere, più che la forza, avrebbe evitato guerre e caos. Sapeva che la conoscenza di altre culture gli avrebbe dato una prospettiva diversa. Odino custodiva gelosamente tutta la conoscenza per sé, mentre Tyr condivideva volentieri la sua saggezza. I mortali lo adoravano per questo e gli portavano doni da ogni parte del mondo. Poi, cosa successe a Tyr? Odino lo considerava una minaccia per il suo regno. Ovviamente. Sospettava che Tyr collaborasse con i giganti invece di rubare i loro segreti per gli Aesir. La stessa accusa che mosse contro di me. Con Tyr però credo che avesse ragione. Tyr aiutava i giganti? Sì, si sentì responsabile delle sofferenze che subirono per mano di Odino. Sospetto che li abbia aiutati a cancellare le loro tracce. La torre scomparsa di Jotunheim. Proprio così. Qualunque cosa le sia successa è stata sicuramente frutto della collaborazione tra Tyr e i giganti. Ok, siamo arrivati in fondo, ragazzi, dopo aver ascoltato questi racconti così interessanti. Adesso non ci resta che recuperare questa benedetta runa nera. Andiamo. Testa.
Non lo so, non sono mai stato qui. Molto bene, dovremo scoprirlo da soli allora. La pietra deve essere quella. Pareva. Wow. Credevi fosse così facile? No. Ma un po' ci speravo. Disattiva le difese della camera. Perfetto, quindi dobbiamo cercare di arrivare, ragazzi, al centro. Intanto fratello, però... una trappola per i venti di El. Ma dove saranno i venti? I venti li ho visti qua non sopra. Non te l'abbiamo detto? Quando eri malato ci siamo procurati la cura a Elheim. Davvero? Un'esperienza terribile, fidati. Ma tuo padre ha imparato un nuovo trucchetto con l'aiuto di Bro. C'era anche Bro. Non ci arrivo. Io. Parleremo. Ok, vediamo di usarla qua, ragazzi. Vediamo che succede. Oh. What the fuck? Che cosa ho fatto? Oh, perfetto. Intanto però questo cos'è? Oh, ratti a parte. Ah, uno skindu proveniente dalle mie terre. In passato ne avevo uno anch'io. Prendilo pure, ragazzo. Prendilo, ragazzo. Potrebbe servirci per spalmare il burro sul pane. Ecco perché non piace a nessuno. Adoro tutto quanto, ragazzi, è bellissimo. Però intanto, allora, prima di fare quella cosa nella sala grande, vediamo che succede. Oddio. Ah, molto carino. Carinissimo, certo, ma passare qua in mezzo è praticamente impossibile. Ah, ok. Sti cosi si possono girare. Va bene, siamo sicuri che questi cosi non si muovano, sì. Vediamo un po'. Arriviamo qua in fondo. C'è questo bel forziere. Vediamo un po' che c'è col morto stecchito. Acciaio, perfetto. Va bene, cerchiamo di non avvicinarci a queste lame. Proverei ad entrare allora anche in quest'altro corridoio. Anche se la cosa qua mi sembra molto più difficile. Ma parecchio. Guardate, più difficile. Piccoli passaggi ai lati, perfetti per il ragazzo. Dove cacchio vai, Atreus? Troppo. Mannaggia santa. Stavi spostando. Aspetta, fatemi vedere. Ah, questi così si possono bloccare e va bene, ma io devo comunque passare. Ok, proviamo, ragazzi, a passare. Oddio, che ansia grandissima. Devo vedere come blocca sti affari però, ragazzi, Vediamo un attimo. Questo bloccato così va bene, ma... Ok, oddio. Male. Attento, fratello. Freya non è qui ad aiutarti se ti fai ammazzare. Lo so, sì, benissimo. Adesso posso passare. Testa, è bellissimo che continuo a chiamarlo Testa. È la Madonna. Wow. Guarda quello. Mia, pieno di tesori qua, ragazzi. C'è Kratos su quel vaso. È lui. Basta distrazioni. Non dimenticare perché siamo qui. Va bene.
Ok, quello cos'è? Viene da una grande terra deserta, molto lontana da qui. Ci vivono gli dei? Caspita, sì, moltissimi dei. Buoni o cattivi? Io temo che non sia così semplice. Allora, vediamo un pochettino, ragazzi. Di qua non si passa perché è tutto chiuso. Qua non c'è niente da fare. Di qua possiamo aprire. Intanto recupero la mia ascia e apriamo di qua. Perfetto, qua si torna alla grande sala centrale. Quindi adesso... Oh, cavolo. Ah, questi sono di fuoco, mi serve il leviatano, ragazzi. Non ho dimenticato come si usa. No, 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 no. Ciao. Qui. Anche a te. E vai. Adoro. Ecco fatto, neanche per te, sai. Neanche per te là in fondo. E anche per te qua giù. Mamma mia, devastazione. Aia, perché mi devo far colpire come una polla? Perché? Pazza quanti siete, oh. Ma da dove cacchio siete sbucati? Ouch. Mannaggia la cincia allegra. E dai, però. Che succede, ragazzo? Ho sentito un urlo disperato. Ok, oh, e su. Io non ho tempo da perdere. Pensavo con voi. Rapini. Che cavolo. Ok. Allora. Ma cosa hai visto nella camera? Non è importante. Sembrerebbe di sì. È stato solo un impulso. Non devi pensare ai miei fallimenti. Wow. Sembrano quasi delle scuse. Beh, immagino ti piaccia distruggere quasi. Ah! Beh, come gli piace distruggere un po' qualsiasi cosa, no? In effetti. Comunque, io prima avevo usato i 20 DL di qua, ma intanto raccolgo questo. Mi sembra logico che il secondo anello si comporti come il primo. Devi solo catturare i 20. Lo so benissimo, caro. Volevo solo vedere... Ok, ragazzi, dobbiamo riusare i 20 in quell'altra stanza, perché voglio vedere cosa c'è là sotto, ovviamente. Ragazzo, ti stai mettendo troppo spesso in mezzo ai piedi, eh? Va bene, aspettiamo pazientemente di raccogliere questi 20 incredibili. Ecco. E andiamo ad usarli, ragazzi, qua. Subito, 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 subito. No, ti sei messo in mezzo alle palle. Che cavolo. Oh, meno male, ragazzi, ho fatto per il tempo. È esploso il bastardo. Pensi di esplodermi addosso anche tu? Che cavolo. Mamma mia, questo è così difficile, dico io. Oh. Senti, abbassiamoci qua. Solo la verità. Ok, non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso. Non hai tutti i torti, ragazzo. Però intanto andiamo di qua e vediamo un pochettino come bloccare sti affari. Ah, ok, lo devo bloccare di qua, ragazzi. Ok, oh, alla fine ce l'ho fatta, grazie al cielo. Siamo freschi, servono le tre rune. Io non ne ho vista neanche una qui intorno. Quindi è davvero tutto dannatamente meraviglioso. Tutto sto sforzo. Ah, eccone una, per esempio. Qua. Mi chiedo se sono tutte e tre dentro questa stanza, sinceramente, ma potrebbero essere talmente piccole che potrei non accorgermene, ragazzi, effettivamente. Che palle ste cose delle rune, ragazzi, non riesco mai a vederle. Boh, ah, eccone un'altra. Manco a farci apposta. E la terza, boh, sarà qua intorno? Probabilmente. Sicuramente non riuscirò a vederla mai in questa vita. Non ho dubbi a riguardo. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna. La terza runa, ragazzi, l'ho vista. Incredibile. Incredibile ma vero. Mi sa che con le lame del caos non ci arrivo. Devo richiamare per forza l'ascia. Che bello. Ok, adesso ci rimetterò altre tre ore per ribloccare sto coso al momento giusto. Adesso forse è più facile, ragazzi, perché questo va fuori dopo. Perfetto, perfetto. Ok, finalmente posso aprire un forziere speciale.
Ok, che abbiamo di bello? Oh, perfetto, mela di Dun. Quindi una di tre per aumentare la vita massima. Va benissimo, direi che possiamo tornare di là, ragazzi. Richiamiamo l'ascia e vediamo un po' come procedere di qua. Quindi, lo posso bloccare tutto questo? Sì, certo che posso. La vedo male, ragazzi, ma proprio male, 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 male. Allora, se io vado di qua... Ok, posso passare di qua, ma che meraviglia! Allora ditelo, ditelo subito, che è un po' più semplice, perché io mi devo sempre complicare la vita, ragazzi. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Quindi, allora, di qua possiamo riaprire la porta, ma qua che dice? Sono scolleati, i giganti lupo. Esatto, i portatori del giorno e della notte. Il Ragnarok inizierà quando divoreranno sole e luna, vero? Tyr li conosceva? Non so, di sicuro gli stavano simpatici se sono sul muro della sua camera. Beh, direi di sì. Che bello, vabbè, dobbiamo aprire per forza, ragazzi, questa porta. Tornare qua dentro e di nuovo catturare. Non ti piace davvero essere un dio? All'avventura in qualche luogo fantastico. Magari la mamma voleva che ci divertissimo un po'. Tutto ciò che abbiamo visto e fatto, forse è un suo dono. Allora, i venti di El, ragazzi, il problema è che sono dalla parte rivolta verso l'alto. Quindi come cacchio li prendo? Venti di El? E se salissimo su una di quelle balconate per vedere meglio? Ecco. Ok, mi hanno praticamente risposto perché così non li raggiungerò mai. Allora, salire su una delle balconate. Ok, ragazzi, allora, qua possiamo arrampicarci. Benissimo, buono a sapersi. Saliamo e procedemos da questa parte. Possiamo salire ancora più in alto. Oddio. Speriamo che reggano ste macerie. Quindi direi di darci una mossetta, perché non so quanto resisteranno effettivamente. Dove devo andare? Ok, di qua. Ehi, salve. Intanto facciamo fuori questo qua. Non ti avvicinare. Ah, sei tu. Salve, ma c'è lei. Buongiorno, ben rivisti, ben ritrovati. Ecco qua. Bello che è sistemato. Chi altro c'è? Ah, c'è quest'altro. Non ci provare. Tu guardalo là, va. Ok. Ancora? Quanti cacchio sono? Oh, 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 oh. Immaginavo che non avremmo avuto vita facile qua dentro, ragazzi. Via, via, via. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Se me lo dirai. Certo, lo so, ragazzo, non ti preoccuparti. Che dici? E questa? La mente è più veloce del vento. Questo è forse sicuro. Non si tratta di... Guarda, la trappola dei venti. Sì, abbiamo interrotto il Mimir come se niente fosse. Allora, qua non ci arrivo. Ah, ci arrivo, ci arrivo. Ci arrivo o non ci arrivo? Perfetto. Nuovi appunti. Tyr ci sta mettendo alla prova. Non è che sti venti li devo usare da qualche altra parte, no? Sembrerebbe di no. Quindi adesso che abbiamo sbloccato tutte ste cose, questa la possiamo mandare giù. Quindi dobbiamo tornare giù, immagino. Per uno così amato, Tyr era molto paranoico. Sì, ne aveva motivo, a causa di Odino. Ah, ecco. Tanto per cambiare. Chissà perché non mi stupisce. Ecco, avrei dovuto usarli qua i venti, ragazzi. Ma non farò comunque mai in tempo. Come cacchio faccio? La mente più veloce del vento. La mente più veloce del vento. Ci sta mettendo alla prova. Infatti dobbiamo trovare il modo per arrivare lì sotto, sganciarli lì sotto prima che scadano i 10 secondi. Ma come? Perché di qua i venti non li posso catturare, ragazzi. Li posso catturare soltanto da lì. Come cacchio faccio? Ah, forse ho capito, ragazzi. Lo devo passare a quello di sotto. Che gira, ingegnoso. Ovviamente. E certo, sì, 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 sì. Così catturo da lì e posso spostarli dall'altra parte. Ha molto senso, insomma. Quindi, adesso è qui che li dobbiamo usare. Catturiamoli. Di nuovo, ecco, fatto. E voilà. Perfetto. Adesso possiamo attivare anche questo meccanismo. Ok. Tiriamolo giù, finalmente.
Oddio! Che succede? Trappola. Padre! Oh cavolo, cavolo. Ragazzo, vattene via! Io sto bene! Come ti liberiamo? Che faccio? Che faccio? Le catene sul muro! Ma ce ne sono tre! Che cosa faccio? Atreus, calma! Puoi farcela! Sbrigati! Non so ancora se posso affogare! Ok, Ati è argentato, rincorre la luna. Skull è dorato, insegue il sole. Per salvare il Ragnarok devono divorare, ma non sono in ordine. Bravo! La luna va a sinistra, il sole a destra e Midgard a centro. Quale leva tiro? Sfugge la trappola. La Midgard. Oddio, no, Midgard, no. È uno di quei giochetti del cavolo. Questo è un guaio. A few moments later. Dimmi di sì, perché non lo posso rifare tutto, Non posso rifare. No, ci sono, dai, Ciro. Porca miseria. Fratello, alzati, fratello. Porca miseria, ragazzi, che sfiga. Allora, sinistra. Sotto il sole. Al centro. Sposta di qua. Spero di ricordare bene, ragazzi, anche... No, già ho sbagliato, mi sa. Allora, no, sole. Sinistra. Al centro. Luna, Midgard. Allora, ok, la luna sinistra. Adesso. Giù. Al centro. Centro. Su. Ok, il sole. Allora, ripostiamo sulla luna, ragazzi. Mamma che ansia. Giù il sole. Ok, adesso dovremmo esserci. Al centro. Centro. Forza. E su il sole. Ok. È giusto? Ok. Fatta. Non posso affogare. Buona sapersi. Molto bene. Non fermiamoci. Ehi, ma quella grande catena! Padre, sopra! Oddio, no! Oh cavolo, che facciamo? Come? Non lo so! Oh cavolo! So cosa fa! Il pugnale. Non c'è altro modo. Ok. Vai. Speriamo resista. Non funziona. Doveva funzionare. Oddio. Oh. Il pugnale. Lo so. Mamma mia. Ti ha salvato. Sei stato astuto. Sì, è stato astuto. Perché se no saremmo probabilmente morti. Riusciamo a prenderla allora sta benedetta runa. Porcaccia miseria. Sta diventando più difficile di non so che cosa, ragazzi. Ok, allora vediamo di sbloccare tutto sto casino. Ecco. A posto. Fatto. Recupera la runa nera, era ora. Sì, vediamo cosa Tyr ha in serbo per noi. Oh no, la runa protettiva di Freya non c'è più. Cosa facciamo? Che proseguiamo. Non possiamo farci niente, ragazzo. Prendiamo sta benedetta runa che sono tre secoli che la stiamo cercando. Ecco, ci siamo. Vediamo un po'. La runa nera. Ragazzo, tieni. Il giorno in cui nascesti, feci due pugnali, fondendo metalli della mia e di questa terra. Uno per me. E quando tu fossi pronto, uno per te. Quel giorno è arrivato. E sono un uomo ora. Come te. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini.
la responsabilità è molto più grande. E tu dovrai essere migliore di me. Hai capito? Dillo. Io sarò migliore. Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Solo se è temperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non devi dimenticarlo mai. Bene, allora. Vieni. Finalmente. Niente. Aspetta. Oh cacchio. La runa. Non ero pronta a questo. Sì. Ne sei certo? Sì. Fine. Ma non ero pronta pure a questo. Mannaggia la pupazza, ragazzi. Oddio. No, pure un altro. Regà, l'episodio di oggi durerà un casino, io ve lo dico. Mamma mia. Oddio. Ai. Oh. Fuori uno. Ok. L'altro. Mamma mia. Se mi avvicino sarebbe molto meglio. Ok, non sono particolarmente resistenti agli assoreta, ma non so il motivo. Ok. Ottimo. Ottimo. Era grosso, ma un'inezia per noi dei. Niente di speciale. Beh, infatti. Questo sarà stato l'altro fratello Grendel, forse delle ceneri, un titolo diverso che troll brandifuoco usano per onorare i loro simili. Ci sono molte cose che non sappiamo sui troll, ma la cosa più importante è che stanno cercando di ucciderci, perciò dobbiamo farli fuori noi per primi. Beh, questo è ciò che direbbe mio padre. Misero troll. Vai. Sono sotto sopra. Da che parte è la vasca di sale? Oh. Attacco runico pesante, ragazzi, per le lame. Ottimo, ottimo. Un attacco distruttivo che colpisce i nemici con due fendenti di lama. Perfetto. Così adesso abbiamo quello leggero e quello pesante. E qua abbiamo trovato fiamma del caos per potenziare le lame, ragazzi. Veramente grandioso. Che dire? Allora, ragazzi, sicuramente è stato molto interessante anche oggi, perché non solo comunque Atreus si è ripreso grazie a Freya, siamo riusciti finalmente a recuperare questa benedetta runa, ma è stato molto bello questo momento, ragazzi, perché si è visto probabilmente un passo veramente sincero da parte di Kratos nei confronti di suo figlio, perché è la prima volta probabilmente che vuole insegnargli sinceramente qualcosa, no? Riguardo la questione di un vero guerriero, quello che fa, quello che sente, eccetera. È stato molto bello anche questo, ragazzi. Vabbè, in ogni caso, finalmente, grazie al cielo, siamo riusciti a recuperare questa benedetta runa, che tra l'altro ha fatto brillare il corpo di Atreus, quindi sono comunque curiosa anche di vedere cosa succederà più avanti per scoprire anche i suoi poteri. Cioè, quindi, ragazzi, quanta roba, veramente quanta roba. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.